Per 13 anni ha guidato la squadra mobile, diventando una colonna portante della questura di Lucca. Dalla prossima settimana il vicequestore aggiunto Virgilio Russo prenderà servizio alla questura di Ancona in un incarico prestigioso. Una partenza che lascerà un vuoto importante nella grande famiglia di Via Cavour, che ha voluto salutare il dottor Virgilio Russo con una vera e propria festa. È stato ovviamente il questore Vincenzo Ciarambino a fare gli onori di casa, a ringraziare Russo per il suo lavoro. Il vicequestore aggiunto porterà per sempre con sé la provincia di Lucca. Ma il ricordo di una bellissima città che è la mia città di adozione, qui mi sono sposato, qui sono nati i miei figli e qui mi sono formato e cresciuto professionalmente. Spero e sono certo di portare lo stesso impegno che ho messo qui in questi anni al servizio dei cittadini nel contrasto alla criminalità, visto che vado a dirigere una squadra mobile distrettuale, quindi più importante, e che quindi avrà i problemi inerenti all'intera regione Marche. Di operazioni importanti ne ha coordinate moltissime, ma sceglierne una su tutte è impossibile. Ma tutte le operazioni mi sono rimaste nel cuore e le ricordo una a una, perché sono fatte di sacrifici miei e soprattutto del mio personale, che giorno e notte diuturnamente ha lavorato senza guardare l'orologio, senza guardare gli impegni a volte addirittura familiari e personali. Come si dice, il più bel arresto è quello che devo ancora fare. Tanti gli attestati di stima e i doni che i colleghi, ormai amici, hanno voluto consegnare a Virgilio Russo, un modo per augurargli allo stesso tempo tanta fortuna. Da lunedì, a ricoprire il suo incarico, ci sarà una donna, Silvia Cascino, 38 anni, attuale vicecapo della squadra mobile di Prato.